Una sera di fine anno del 39, un gruppo di fedeli sta conversando con lui nel parlatorio del convento. Si tratta di Mario Sanvico, un veterinario di Perugia, del dottor Guglielmo Sanguinetti e del farmacista croato Carlo Kisvardai. Il 9 gennaio del 1940, riunitisi insieme ad altri fedeli, costituiscono un comitato per la fondazione di una clinica secondo l'intuizione di Padre Pio, come mostra il rapporto manoscritto stilato in quell'occasione. E Padre Pio, tirando fuori una moneta d'oro ricevuta in elemosina, dice: voglio essere io a fare la prima offerta. E poi dà all'opera che sta nascendo il nome di Casa Sollievo della Sofferenza. Ma la guerra, che già imperversa in Europa, blocca l'avvio dei lavori dell'ospedale. A nulla sono valsi i reiterati appelli alla pace di Eugenio Pacelli, pochi mesi prima divenuto pontefice con il nome di Pio XII. La deprecazione della guerra per i suoi disastri, le sue crudeltà alle popolazioni civili, sono pensieri che sembrano accomunare Pio XII e Padre Pio. Nella sua cella il cappuccino ha una foto del pontefice e non smette mai di pregare perché il Signore lo conservi a lungo a capo della sua Chiesa. Dopo lo sbarco in Sicilia nel luglio del 43, gli alleati bombardano quasi a tappeto il meridione d'Italia per accelerare la ritirata dei tedeschi. Anche Foggia, la Capitanata, il Gargano subiscono pesanti attacchi dei cacciabombardieri americani. Ma il convento di Padre Pio e tutta la zona intorno non subisce, qualcuno dice stranamente, alcun bombardamento. Si racconta a proposito che molti piloti anglo-americani, sorvolando il Gargano, vedano per aria un frate con le mani ferite che impedisce loro di sganciare le bombe. Ancora una volta, la voce popolare e la devozione raccontano che Padre Pio sarebbe protagonista di fenomeni inspiegabili. Di certo è documentato che molti soldati alleati fanno visita a San Giovanni Rotondo per conoscere quel cappuccino, la cui fama supera ormai i confini nazionali. E molti sono coloro che si rivolgono al padre per un consiglio, una preghiera, una parola di conforto sulla sorte dei propri familiari. Nella sua semplicità si rafforza in lui l'intuizione che operare miracoli può non bastare e che le malattie vanno curate con metodi scientifici. Il 5 ottobre 1946 i promotori della Casa Sollievo fondano una società per azioni per erigere e condurre un ospedale che dia cura e assistenza ad ammalati. Cura e assistenza che Padre Pio darà negli ultimi giorni di vita al suo amato padre, Grazio. E sarà forse proprio la morte del padre a spingere Padre Pio ad accelerare l'inizio dei lavori. Ma non chiama geometri, architetti o ingegneri. Teme forse di non saper gestire ditte specializzate, o forse preferisce fidarsi di chi conosce, perché solo così la volontà di chi offre denaro per l'ospedale può essere rispettata in pieno. È chiamato a dirigere i lavori Angelo Lupi di Pescara. È uomo di mille mestieri, fotografo, falegname, scenografo, ma appena la quinta elementare. Non è titolato, ma Padre Pio lo sceglie perché il suo progetto è grandioso. 4 piani che possono accogliere fino a 350 ammalati. L'Italia, nell'immediato dopoguerra, riceve aiuti dagli Stati Uniti. Il piano Marshall riversa sulle economie europee ben 13 miliardi di dollari fra prestiti a fondo perduto, macchinari e derrate agricole,
comportando un rafforzamento delle tendenze moderate in politica e lo stabilirsi di più stretti legami con gli Stati Uniti. Barbara Ward, una giornalista del settimanale inglese The Economist, si reca a San Giovanni per conoscere Padre Pio. Lei è cattolica e vuole incontrare il cappuccino per chiedergli di pregare per la conversione del suo fidanzato, il comandante Jackson, protestante. Nello stesso tempo, non può fare a meno di interessarsi all'opera di Padre Pio. Quando rientra a Londra, scopre con somma sorpresa che il suo fidanzato ha abbandonato le riserve e che intende farsi battezzare nella fede cattolica. Jackson e la Ward pensano allora di esprimere la loro riconoscenza a Padre Pio indirizzando un finanziamento al suo ospedale utilizzando i fondi dell'UNRRA, l'agenzia degli aiuti di cui il comandante è delegato, con la mossa astuta di intestarlo a Fiorello La Guardia, il celebre sindaco di New York, nativo di Foggia. Vengono così concessi 400 milioni di lire, ma non tutti arrivano a destinazione. Il governo De Gasperi, infatti, scopre solamente in seguito a questo finanziamento che un ospedale senza alcun progetto né autorizzazione si sta costruendo nella provincia di Foggia. La burocrazia, così, tra permessi, multe e licenze, confisca ben 150 milioni, ma in compenso l'ospedale può mantenere il suo nome originario. A Fiorello La Guardia, tuttavia, viene intitolata una lapide commemorativa e in questa occasione, nel settembre del 1948, abbiamo finalmente le prime immagini cinematografiche di Padre Pio. Lo vediamo, circondato dai tanti fedeli, mentre benedice l'evento. Nel marzo del 1952, Pio XII lancia uno storico appello al mondo per la preghiera. La guerra ha mortificato e abbrutito l'umanità. Il dopoguerra ha diviso in blocchi contrapposti il mondo. La Chiesa di Roma soffre per la sua fedeltà a Cristo. Per questo, proclama Pio XII, la Chiesa ha urgente bisogno di fedeli e gruppi di fedeli, di ogni condizione, che liberandosi dalla schiavitù del rispetto umano, uniformino la loro vita e la loro attività ai comandamenti di Dio e alle leggi di Cristo. Padre Pio, dal suo convento garganico, fa suo il messaggio del pontefice e lo rilancia. Già dal 1949, il bollettino della Casa Sollievo dà notizia di gruppi di fratelli spirituali che si riuniscono una o due volte al mese per pregare e recitare il rosario. Nel 1951 viene redatto dal dottor Sanguinetti, seguendo le indicazioni di Padre Pio, il primo statuto dei gruppi di preghiera. Un sacerdote, si legge nel documento, è indispensabile per la costituzione di un gruppo perché deve guidarlo e tenerlo nella più stretta riverenza e obbedienza alla Chiesa Cattolica. L'obiettivo è quello di far uscire la preghiera dalla solitudine, per farla diventare preghiera collettiva e perché, estendendosi dall'Italia al mondo, si rafforzi quel sentire cum ecclesia che tanto sta a cuore a Pio XII e a Padre Pio. Intanto i lavori di costruzione dell'ospedale vanno avanti. Nel luglio del 54 si inaugurano alcuni ambulatori. Si intravedono così i primi risultati, ma non mancano le difficoltà. Innanzitutto c'è da sistemare l'aspetto legale per un'opera che va nascendo e che presenta ancora troppe incognite.
Né ecclesiastici né religiosi sembrano disposti a gestirlo, almeno in questa fase. Poi ci sono i rapporti ormai logori tra coloro che vi hanno lavorato. Angelo Lupi, passionale e generoso, è spesso indecifrabile e bizzoso con gli altri dirigenti. Un ospedale non è solo mattoni e cemento. Occorre rifinirlo, dotarlo di apparecchiature sanitarie e scegliere il personale medico. Occorre cioè coinvolgere professionisti. Così, quando Sanguinetti muore improvvisamente, anche Lupi è costretto a lasciare. Per Padre Pio sono eventi dolorosi, ma al tempo stesso ineluttabili. Finalmente, quella sua idea, in apparenza dissennata, è in via di compimento.